Assessore, piacere. Grazie, benissimo. Sono onorati e felici che tu sia qua. Abbiamo iniziato sapendo dei tuoi impegni, ma anche della tua, insomma, desiderio di essere qui questa mattina. Sei venuto anche l'anno scorso al Parco Nord, al Festival, ma soprattutto questa presentazione dell'Osservatorio. Noi siamo onorati di ospitarlo all'interno del Festival, lo sai, ma anche volevo darti la parola. Ci sono alcuni interventi in cui l'ingegnere Roccini ha presentato proprio l'idea dell'Osservatorio, anche il grande progetto che si sta seguendo a livello regionale di NatConnect, e quindi insomma noi ti ringraziamo anche perché questo anno per i parchi e le aree protette è stato un anno super positivo, molto in relazione con la regione. Tu hai saputo mettere insieme con la giunta regionale, insomma, di questo nuovo mandato, responsabilità importanti che passano al territorio, paesaggio, parchi e biodiversità. Per la prima volta quindi affrontiamo in maniera totale, sinergica, insomma, nella nostra regione, una regione bellissima. So che tu hai a cuore tutto questo e la vita anche degli animali e della natura, e quindi lascio te la parola, grazie. Grazie Marco, buongiorno a tutti. Mi scuso se poi dovrò andare, Presidente, ma abbiamo gli stati generali di regione a cui devo assolutamente partecipare. Ma ci tenevo molto a essere qui per un breve saluto, ringraziare te e tutto il Parco Nord per questa bellissima iniziativa che ogni anno organizzo, ormai un punto di riferimento davvero per tutti i parchi, per le associazioni, per i volontari e per chi ha a cuore un po' l'ambiente e il mondo della biodiversità. E conoscere è molto importante. La dottoressa Norcini, che è la nostra bravissima dirigente, vi ha fatto un bel resoconto e racconto di quello che stiamo facendo. Del resto divulgare è fondamentale perché sono cose che pochi sanno. Io fuori mi sono fermato a chiacchierare con il comitato Novasca, anche se sono in due poverini, però comunque penso che sia giusto, erano lì che lo aspettavano, ma mi sono accorto che loro manifestano su delle cose che pensano e che invece non sono vere. Quindi io adesso gli ho detto: venite in regione che vi spieghiamo che quello che voi dite non è vero, ma più che altro per loro, se no ogni settimana sotto la pioggia stanno lì con i cartelli, almeno spieghiamo com'è, sono gli studi, il monitoraggio che stiamo facendo sulla vasca di Bresso, quindi non c'è nessun pericolo per la salute su quel tema. E allora anche su questo versante, se noi raccontiamo bene cosa stiamo facendo, se raccontiamo che cosa esiste, che cosa c'è anche in un territorio molto urbanizzato, molto antropizzato come quello della regione Lombardia, possiamo far comprendere il perché sia importante tutelare, conservare e preservare questo bellissimo territorio. La nostra regione viene raccontata fuori come la regione del lavoro, del cemento, della produttività, ed è vero sulla parte economica, sulla parte lavorativa, sulla parte, diciamo, della forza trainante di questo, di tutto il nostro paese, ma è un territorio anche molto molto bello, che pochi conoscono per le sue bellezze. Il 30% quasi del nostro territorio già oggi ricade sotto un sistema di aree protette, lo avete ricordato, i parchi regionali, le riserve naturali, i PLIS, e noi abbiamo il dovere di mettere a sistema questo 30%, dobbiamo se possibile aumentare il territorio da tutelare. Adesso come Regione Lombardia stanzieremo qualche milione di euro che verranno destinati ai parchi per l'acquisizione di nuove aree, quindi laddove ci fossero aree che i parchi intendono acquisire perché le ritengono aree di pregio, aree di valore, aree che devono essere messe sotto tutela, lo potranno fare andando ad aumentare così il patrimonio del parco, quindi non della regione ma direttamente del parco. E abbiamo delle specie che ovviamente faticano ad esistere e a resistere nella nostra regione, che noi dobbiamo assolutamente tutelare. Stiamo facendo dei progetti bellissimi. Io settimana prossima porto, credo, una delibera o quella dopo con il Parco dei Colli, dove stanzieremo 175.000 euro, te l'ha detto, sugli anfibi. Abbiamo scoperto delle cose pazzesche, perché poi giustamente la nostra sensibilità ci porta a riconoscere l'animale che noi identifichiamo con la nostra infanzia, con la nostra adolescenza o per dei racconti, no? Quando si parla del lupo, vedete che tutti dicono il lupo.
percorso, perché da bambini ci raccontavano le storie, poi lo vediamo, cioè sono degli animali molto identificabili. Eppure, al di là di questi grandi e bellissimi animali, ci sono tante altre specie che conosciamo meno, che magari riteniamo poco importanti, ma che sono importanti da conservare. Abbiamo parlato degli anfibi, avete parlato dei gamberi, sicuramente dei fiumi, che sono un elemento di grande stabilità e indicatori anche dell'inquinamento o meno delle nostre acque. Quindi sono tutti i progetti che noi portiamo avanti, la creazione di aree umide, la realizzazione di pozze, che però sono delle pozze che sono molto importanti per la riproduzione di alcuni animali. Sono tante cose che noi facciamo, ma lo facciamo non solo perché lo chiede l'Europa, ma soprattutto perché ci crediamo noi. E anzi, noi siamo stati gli unici ad aver organizzato un momento molto bello internazionale, durato 3 giorni, forse l'avete letto, in Regione Lombardia, dedicato alla biodiversità, all'ambiente e anche al business. Perché? Perché se noi facciamo capire anche alle grandi aziende, alle multinazionali, alle grandi aziende, che la biodiversità, la conservazione del pianeta, la tutela del pianeta può essere un'opportunità anche economica, tra virgolette, per queste aziende, cioè non come un blocco, un vincolo, noi riusciamo a spostare gli investimenti di queste grandi aziende per conservare e tutelare il pianeta. Del resto il mercato lo determiniamo noi, lo determinate voi, la sensibilità lo determinate voi. Avete visto che adesso quelli che fanno queste grandi aziende, ma quante volte sentiamo fa l'azienda, fa questo, però in cambio pianta 10.000 alberi, 100.000 alberi ogni anno. Perché? Perché si è capito, no, che le persone vogliono questo. Quando oggi andiamo al supermercato, quanti di noi guardano le etichette per capire da dove arriva quel prodotto, come è stato creato quel prodotto, se è sostenibile sul piano ambientale? Cioè c'è una grande voglia di informazione, soprattutto lo dico ai giovani, perché i giovani hanno accesso agli strumenti, diciamo, molto più velocemente magari di chi ha qualche anno in più, perché arrivano a internet, i social, e quindi hanno delle informazioni che sono molto molto immediate e che sono informazioni che fino a 20 anni fa non c'erano. Certo, poi bisogna stare attenti anche alle fake news, perché oggi basta fare un video, appiccicarci 2 scritte e poi si manipola anche l'informazione e la comunicazione. Però in questo uno ha possibilità di verificare poi con degli incroci se la informazione è vera e giusta. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per questo bel momento di lavoro, vi invito in Regione Lombardia se volete partecipare, volete dirmi qualcosa, avete un'idea, un progetto, perché noi siamo aperti ovviamente a qualsiasi tipo di iniziativa. Ringrazio tanto le nostre guardie ecologiche, grazie davvero per quello che fate, per presidio, il monitoraggio, il controllo del nostro territorio. Quest'anno faremo una grande festa, ve lo anticipo, il 29 settembre, non potete mancare, domenica 29 settembre per tutte le gemme, la faremo al Parco del Serio, che è un parco molto bello. Noi abbiamo deciso anche un po' di valorizzare questi parchi un po' meno centrali per farli conoscere. L'anno scorso siamo andati al Campo di Fiori, quest'anno andremo appunto al Parco del Serio. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Grazie Assessore.